Siete venuti a dirmi addio? Resisti, Sofia! Attenzione! Ezio! Aiuto! Sei ferita, Sofia? No, credo di no! Resisti! Per forza! Soldati in vista! Li vedo! Sofia, devi stare attenta! Lo so! Preparati, Sofia! Altri soldati! Portale!
E adesso, Ezio? Come va a finire? Mi sto chiedendo la stessa cosa. Fermi! Soldati! Serin non è il vostro signore! Voi servite il sultano! Rispondete solo ai suoi ordini! Dov'è? Dov'è il sultano? Ti sta davanti, fratello. Nostro padre ha scelto. Dai! Serin! Fermo! Cattivo! Così tu sei l'assassino. Ezio Auditore. Sono Selim, il padre di Solimano. Parla molto bene di te. È un ragazzo straordinario, con un cervello notevole. Se non fosse per la sua considerazione, ti avrei fatto uccidere all'istante. Lascia questo luogo e non tornare. Hai fatto la cosa giusta, Ezio. Questa non è la tua guerra. Ma dove finisce una e inizia la successiva? Abbiamo un funzionario doganale che aspetta di parlarvi. Spero tu abbia qualcosa per noi. Sicuro. Passaporti e documenti per tutti. Ah, ottimo. Quindi sono un neurochirurgo ora, eh? Siete dei medici del SUNY Upstate appena tornati da Roma col vostro paziente. Terapia genetica sperimentale. Bel lavoro. Speriamo non ci siano intoppi. Un attimo, guardate. Pazzesco! Che succede? Non so bene, ma il cervello di Desmond si sta illuminando come una striscia di petardi. Ecco, ci siamo. Che cos'è? Che sta succedendo? Questa è la fine, Desmond. Eliminazione programmata! Che stai facendo? Di cosa ha fatto un uomo se non dei suoi ricordi? Siamo le storie che viviamo! Le favole che ci raccontiamo! Non farlo! Ti sto salvando, idiota! Vai! Scrivo queste righe con mano salda e cuor leggero. Ci troviamo ad Acri, Sofia ed io, con le 5 chiavi di Masyaf in nostro possesso e tutto il tempo del mondo. Sofia è una viaggiatrice esperta e una buona compagna da avere al proprio fianco così lontano da casa. Domani prenderemo la strada per Masyaf e una volta lì entrerò nella biblioteca di Altair per realizzare il sogno dimenticato di nostro padre. Perdona la brevità di questa lettera, sorella cara, già che è tardi e siamo stanchi. Forse, se la fortuna vorrà, le prossime parole che udirai da me saranno di persona. Con affetto, Ezio.